prego, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Si capisce? Sì, abbastanza. Si capisce? Da oggi non facciamo più, non riportiamo più. La diretta su Zoom, ma mandiamo la diretta su Facebook, sul canale WhatsApp della Chiesa. Per cui, tutti voi che siete lì e voi che siete là, vedrete il nostro culto di stamattina anche sul canale WhatsApp. Io farò la presidenza, mentre messaggio, Santa Cena, eccetera, eccetera, saranno affidati a Mihai. Per quanto riguarda i prossimi X minuti, vi prego quindi, voi qua, voi là, di metterci tutti insieme e lodare e ringraziare il Signore come solo Lui mi.
facile, ma dobbiamo riuscire, aiutaci tu a lasciare tutte le nostre armi, Signore, tutto il nostro compartimento, tutto il nostro voler fare, Signore, fa che possiamo renderci totalmente a te, Signore, 100%, e fa che possiamo davvero essere un riflesso del tuo amore, Signore. Un riflesso al 100%, che possiamo essere liberi per far entrare te al 100% e farti uscire al 100%, che gli altri possano vedere come noi ti vediamo, Signore. Grazie. Amen. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua verità, quel che è intorno a me diventa ombra della tua luce. Quando ho trovato la via del tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, amore al 100%. E io scopro la vera ragione per cui ho Dio, che è quella di adorare. Thank you.
il Padre nostro, se ci domandassimo davvero qual è la ragione per cui noi viviamo e per cui noi siamo su questa terra, ecco, la risposta viene dal nostro cuore ed è quella per adorarti, per servirti, Signore, per essere, oh Signore, il riflesso del tuo amore. Oh, grazie, Signore, per quello che hai fatto per noi. Noi peccatori, ai quali tu hai perdonato ogni peccato e ci hai purificato col sangue dell'agnello, che cosa dovremmo sperare più da te, oh Signore, più di quello che noi abbiamo fatto? E ora siamo il tuo tempio, Signore, e tu sei venuto ad abitare in noi, perché hai fatto di noi il tuo tempio, ma deve essere un tempio santo, perché la tua santità non può abitare in un tempio impuro. Perciò ti preghiamo, Signore, purifica i nostri cuori, falli secondo la tua volontà. Noi tendiamo sempre a sporcare i nostri cuori con tante malvagità, con pensieri impuri e con tanto altro che tu ben conosci in noi, Signore. Ti preghiamo, Signore, abbiamo un lavacro a nostra disposizione che è il sangue del Agnello, utilizzalo per noi, Signore, perché noi crediamo in Gesù, il tuo figliolo. Egli è la purificazione per i nostri peccati, il nostro fede, in questo tesoro. Grazie, Signore, per averci dato questo Salvatore così potente, e noi confidiamo in Lui. Non potremo confidare su un'altra cosa su questa terra. Perciò, Signore, ti chiediamo, ascolta la nostra preghiera e purifica i nostri cuori. È quello che ti chiediamo con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Thank you.
grazie questa mattina per questa benedizione, questo privilegio che abbiamo poterti venire in chiesa, adorarti, ringraziarti e lodarti, Signore. Ringraziando che solo tu puoi fare ogni cosa, Signore, per te niente è possibile, tutto è possibile. Vogliamo rifugiarci dentro di te, Signore, perché tu sei una forza, un aiuto, sempre pronto nell'avversità. Signore, abbiamo bisogno di te questa mattina, abbiamo bisogno tutti i giorni, ogni momento della nostra vita, ogni qualvolta che siamo giù di morale, che non stiamo bene psicologicamente. Signore, tu sei qui, con noi, nel nostro cuore, nella nostra vita. Vogliamo dirti grazie, Padre, che solo tu ci puoi capire i nostri problemi, la nostra vita, la nostra storia la conosci, Signore. Tu sai i momenti che abbiamo bisogno, Signore. Oggi dico grazie questa mattina, prendi bisogno di noi. Incoraggiaci, fortifica nella nostra vita, Signore. Abbiamo bisogno di te, Signore, ogni giorno, dalla mattina alla sera. E grazie perché passata la notte ci dai la gioia di svegliarsi a te gli occhi, Signore. Che sia fatta la tua benedizione sulla cioè terra, Signore, nel cielo, nel mare, dovunque. Signore, grazie, grazie, grazie per il tuo amore. In nome di Gesù. Amen. Amen. L'amore di Dio ha un riflesso meraviglioso. Mi fermo qua perché sono circa un metro da tutto. L'amore di Dio ha dei riflessi meravigliosi. Prima di sentire quello che lo Spirito ha messo sul cuore di Mihai, che come dicevo prima, predicherà, se vogliamo dirla così, e poi ci porterà a prendere insieme il pane e il vino, anche insieme a voi, questo pieno di pane, bicchieri di vino in mano, prendiamo tutti insieme, eccetera, eccetera. L'amore di Dio è un riflesso particolare del nostro vita. Più capiamo che Dio ci ama, più esploriamo questo amore, più ci rendiamo conto che anche noi possiamo essere amati. E magari a voi non succederà. Però a me succede. Non mi piaccio. Non mi piaccio, ho difficoltà a amarmi, non sono contento di me, eccetera, eccetera. Allora, da una parte è giusto, perché il me che sono adesso, anche se in italiano non si dice così, non è esattamente quello che dovrebbe essere, ok? E neanche tu lo sei. Neanche tu. Perché questa creatura meravigliosa che io sono, anche tu, è inquinata, qualcuno l'ha detto, è sporcata, qualcuno l'ha detto prima, forse salva. Da delle voglie che non vanno bene, da delle storture, da delle abitudini, da dei bisogni, da dei pensieri che fanno parte di me perché fanno parte della parte sbagliata di me, ok? Il me che ha creato Dio è molto molto meglio. Pazienza, da un certo punto di vista. È così, non si può buttare via tutto. Ma più capisco che Dio mi ama, e se capisco che Dio mi ama così come sono adesso, che ragione avrei io per non amare? Ok? Non, ma tutto bene, tutto a posto, sto bene così, quello che ti fa piacere è giusto. No, certamente no. Ma contemporaneamente neanche buttare via tutto. E se tu stamattina, per caso, avessi avuto questa tentazione di dire basta, sono un infame, sono un niente, da un certo punto di vista è vero. Ma dal punto di vista di Dio no. Tanto è vero che ha scelto di morire per me, io non l'avrei fatto. Per me, dico, lui invece sì, per dimostrarmi questo enorme amore. E in questo enorme amore anche tu puoi vivere tranquillo, non perché come adesso va bene, perché non va bene,
come andrà domani andrà meglio, alla luce di Dio sì, ma anche con le sfortune di oggi, anche con gli errori di oggi, anche con i desideri di oggi, anche con l'inquinamento di oggi, anche con i pensieri sbagliati di oggi, anche, Dio mi ama e ti ama. Penso che sia una cosa veramente importante per ricordarsi da tenere stretto in mano, magari per voi no, ma per me sì. Ok? Mihai, vieni e dici, ecco qua, che cosa ha messo il Signore sul tuo cuore, poi ci guidi alla Santa Cena e concluderemo come concluderemo, va bene? Allora, io Andrea mi piace. Grazie. Anche a me. Grazie. Buongiorno a tutti. Aspettiamo un attimo, ok. Allora, qui abbiamo una foto. Una parte importante del mio lavoro è che faccio parte del consiglio di Member Care Europe. E cosa significa questo? Scusa. Ok, Member Care, c'è un termine tecnico in inglese che significa la preparazione, l'equipaggiamento e il potenziamento dei leader cristiani per una vita, un ministero e un lavoro efficaci e sostenibili. Cioè, l'assistenza ai membri comprende il trattamento dei clienti, del personale e delle loro famiglie con amore, cura e rispetto. Implica la considerazione delle loro esigenze fisiche, emotive, spirituali e sociali durante il loro periodo di servizio, in modo che possano trovare il loro ministero soddisfacente ed essere efficaci nel fare la volontà di Dio. Il punto di cura dei membri è quello di lanciare e sostenere persone resilienti in un ministero di successo. Io rappresento anche la regione europea come rappresentante per la rete globale e il Consiglio internazionale di Member Care. Prima di tutto questo pasticcio della corona, mi incontrai con i leader cristiani di tutta l'Europa meridionale almeno una volta al mese, di solito da qualche parte vicino al Milano centrale, per sessioni di 2-3 ore, dove devo sto ascoltando le loro storie e aiutando a fornire assistenza. Inoltre, ho dovuto viaggiare spesso per condurre seminari sulla cura dei leader cristiani e delle loro famiglie in Romania, ho organizzato campi e ritiri per i leader cristiani per riunirsi, per prendersi cura e condividere le loro storie. Spero di fare qualcosa simile anche in Italia. Durante la quarantena stavo ancora incontrando virtualmente con i leader e dando loro l'opportunità di condividere le loro storie e di essere ascoltati. Oggi vorrei condividere con voi tre tipi di preghiere che ho trovato particolarmente utili mentre continuo ad ascoltare, consigliare e aiutare i vari leader cristiani di tutta Europa. Okay? Ne ho parlato alcuni mesi fa, volendo cogliere questa occasione per andare un po' più in profondità. Questa è un'immagine quando io sto facendo con i leader cristiani per un'opportunità di condividere le loro
esperienze e tutto questo. Prima, preghiere di lamento. Salmo 44. Svegliati, Signore, perché dormi? Risvegliati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il viso e dimentichi la nostra misera e la professione? Siamo ridotti in polvere, i nostri corpi si aggrottano al suolo. Alzati e aiutaci, salvaci per il tuo immancabile amore. Amen. Amen. Le persone stanno vivendo varie forme di perdita e dolore durante questo tempo. Per me, per esempio, probabilmente il più grande dolore c'era che mia famiglia non può venire e anche avrebbe dovuto venire il mamma di Temi a maggio, non ho potuto venire e tutto cancellato, era un dolore. Forse abbiamo spesso visto il lamento come un po' drammatico, ma c'è sicuramente una premessa biblica per gridare al Signore nel mezzo delle nostre lotte con emozione pura, per parlare con Dio. Quali parole potenti e tempestive per l'attuale situazione mondiale? È importante, in quanto fornitori di servizi di assistenza ai membri, che offriamo alle persone la possibilità di gridare, lamentarsi e riconoscere il loro dolore e nominare le loro perdite. Le preghiere di lamento in un momento di sofferenza possono essere anche un atto di adorazione. Due. Preghiere di intercessione. Forse avete anche voi detto qualche volta, io pregherò per te. E dopo hai dimenticato tutto. E non hai pregato. Come cristiani spesso diciamo cose come io pregherò per te e poi semplicemente dimenticheremo. Dato che mi sono preso cura degli amici, passo il tempo in preghiera con loro chiedendo in particolare a Dio di benedirli, di soddisfare i bisogni o semplicemente di ministrare a ciascuno dei modi secondo la volontà di Dio. Come molti di voi, a volte mi sono sentito inadeguato o addirittura senza speranza, confinato nella mia casa in quarantena. Tuttavia mi è stato ricordato, grazie a Gabriele, una volta il suo pensiero che l'Apostolo Paolo, per esempio, la maggior parte del ministero dell'Apostolo Paolo è stato condotto dai confini di una cella di prigione. Quella era probabilmente l'essenza del ministero di Paolo, preghiera, intercessione per la Chiesa primitiva e gli Apostoli. Quindi la stessa cosa possiamo fare anche noi in questo periodo di una pandemia globale. Anche esempio di Gesù. Tante volte Gesù ha pregato per i suoi, per noi, per gli altri. Non dimentichiamo il potere della preghiera durante questa pandemia. Qui in Italia abbiamo visto i pastori riunirsi online per pregare per la nostra nazione e il nostro mondo. Inoltre, centinaia di giovani europei da tutto il continente si sono incontrati online ogni mese. Ho visto, per esempio, Tamara,
questo incontro in preghiera intercessiva durante questa pandemia. Dio sta ancora lavorando. 3. Suono del silenzio. A volte le parole ci mancano. Come è avvenuto di recente in molte delle mie interazioni mentre mi occupavo degli amici. I secondi si trasformarono in minuti senza che nessuno dica una parola. Ma c'è potere da rimanere in silenzio, c'è potere. Fare respiri profondi e permettere a Dio di cercare nel cuore. Forse questi tempi difficili ci stanno ricordando di fermarci e di aspettare il Signore. Mi ricordo di Romani 8, spesso non sappiamo per cosa pregare, che è successo tante volte per me in questo tempo, ma lo Spirito intercede per noi attraverso gemiti senza parole. Ma anche la natura parla. Gran parte del mondo continua a soffrire non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente e finanziariamente. Possono le parole del Salmo 126, che mi è piaciuto molto in questo periodo. Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia. Che bel versetto. Per me ho visto, non lo so, c'era in questi giorni un amico che ha posto su Facebook, ma voi avete una persona, conosci una persona che ha questo virus? Perché lui aveva dubbi che questo virus sia così potente, eccetera, eccetera. E lui è rimasto focato perché ha visto che ogni persona ha avuto quasi 10-12 amici che hanno avuto, erano positivi. E adesso, in questo tempo, non c'è solo questo virus, io sono di Minnesota. E credo che avete visto cosa è successo nel mio stato. Sono molto triste di vedere questo. E, per esempio, per me, io ho avuto sempre amici romi in Italia, amici ebrei, amici neri, amici indiani, asiatici. E spero anche con questo virus che possiamo capire che il razzismo non ha un posto in questo mondo. C'è sofferenza questo anno, molto. Per me è stato molto, molto difficile stare lontano dalla mia famiglia, dagli amici. Ma questo versetto per me mi ha aiutato molto e mi è piaciuto, ho voluto condividere anche con voi. Quindi è importante preghiere di lamenti, è importante parlare con Dio, con emozione. È importante preghiere di intercessione per gli altri, per i nostri amici, per il nostro governo. Per me, io non mi sento in grado di posso di essere un leader con un grande virus come questo. Quindi io ho pregato per Giuseppe Conte, per Donald Trump, per Merkel, per Macron, eccetera, eccetera. E il suono del silenzio. Abbiamo avuto tanto, tanto tempo di stare e rimanere in silenzio. E credo
che Dio ci ha parlato molto in questo tempo. Adesso preghiamo il pane e il vino, invitiamo, iniziamo anche su Facebook a casa, potete preparare il pane e il vino. E forse il gruppo di lode potete cantare o cicchi una canzone Amazing Grace, non so come in italiano. Questa immagine per me era un esempio che non dimenticherò mai. Quando ho visto, c'era un, non so che avete visto, durante la quarantena c'era un concerto di Andrea Bocelli. Per me Andrea Bocelli è un regalo del mondo, la sua voce è mamma mia. Ogni volta ascolto una canzone di Andrea Bocelli, ma c'è il regalo da Dio. E lui aveva un concerto a Milano e alla fine uscito in Piazza del Duomo a Milano e ha cantato questa canzone e alla fine di culto questa canzone, questo link sarà online su WhatsApp, il gruppo di chiesa, anche su Facebook e potete guidare a casa. Ma quando lui ha cantato questa canzone con una piazza così vuota e c'erano anche le immagini di New York, di Parigi, di Londra, di qualche parte, per me non ho potuto smettere di piangere. E spero che quando siete a casa potete guardare questo link online. Adesso prendiamo il pane e il vino anche poi a casa. Thank you.
Dichiariamo che tu sei l'unico Dio
vero al quale possiamo veramente essere liberi di poter dire qualsiasi cosa. Grazie Gesù, ti ringraziamo per quello che sei, Signore, e per quello che la tua mano farà in questa settimana, Signore. Amen. Amen. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Volevo chiedere qua.